Roma di Venezia, ma non è una, cioè, spero che sia sbagliato. 2900 euro, incensionata su autoscatta da comprare subito. Centenario con interni rossi Frau, poltrone Frau. Io non so se adesso ti ho fatto una soffiata, la vai a comprare te e ci guadagni 30.000 euro. Bene. Allora, io non ce li ho, però la compravo io. 2900 euro? Io secondo me sono sbagliato, dai, è impossibile. Dopo la pubblico sul mio canale, vediamo. Così ti fregano la fa. Allora, praticamente, questa qui, Gasi, ci sono 5-6.000, ma ce n'è una 10.000, bene. Però quelle a 5-6.000 come me le spieghi? Le ho trovate. Stesso allestimento, 2.000, 20 valvole, 6.000 euro. Adesso le pubblico, così vediamo il prezzo, visto che te fai 10.900, vediamo. Ti avevo già smontato la K, non è la prima volta che ti smonti i prezzi. Vediamo, se sei così sicuro che valga 10.000, a parte che 11.900 non si rivaluta mai sta macchina qui, cioè mi sembra già un prezzo molto alto, sono sincero, a me sembra un prezzo molto alto, però li può valere, però perché ne ho trovati a 5-6.000 euro? Dimmi, se questa ne vale 11, ho trovato Tesis 20 valvole, 2.000, a, adesso purtroppo la batteria ha dei problemi, a 11.900 euro, tu mi devi dire il motivo, è impossibile il doppio, dai, mi dai un 30%, 8.000. Allora vabbè, 6 o 8 magari la tua è apposta, ma 11.900 e 6.000, sinceramente prendo quella da 5.000, tanto se la tratto a 5 me la dà, e poi se mi metto di punta, casualmente questa è tua, vuoi vedere che te ne trovo un casino anche a meno di 5, se mi metto di punta vado su subito.it, queste le ho trovate su Autoscout, che è un altro tipo di mercato, è il mercato dei commercianti, degli addetti ai lavori, se vado su subito.it, che è il mercato dei privati, te la trovo anche a meno di 5, vuoi vedere? Poi dopo ridiamo, mi sono stufato.